Grazie Presidente, assessori, colleghi. Allora, riguardo all'intervento del collega Cracolisci, noi siamo particolarmente contenti che qualche esponente della maggioranza, quindi del PD, finalmente si rende conto della situazione che c'è all'interno della regione siciliana. E per questo noi siamo favorevoli, perché è giusto iniziare a fare dei concorsi e, come è stato detto, dare questa iniezione di gente preparata all'interno della pubblica amministrazione. Però bisogna anche prendere atto perché si è arrivati a questo punto, perché è inutile oggi farsi belli dicendo o proponendo una norma condivisa e condivisibile, e che però non hanno sbagliato gli uffici, perché la norma bocciata era stata messa tra gli aggiuntivi. Però riprendiamola, ridiscutiamola, perché gli aggiuntivi, non vedo perché qualche aggiuntivo di qualche collega può essere ripreso e qualcun altro no. Però ripeto, è una norma condivisa e condivisibile e che cerca di trovare una soluzione a coloro i quali negli ultimi 20 anni hanno inserito con norme cooperative, LSU, precari, bacini che ad oggi agli occhi di tutti sono una clientela e sono quelli che attualmente anche in qualche comune sostengono l'attività amministrativa anche se non gli compete. Quindi siamo contenti che finalmente forse si sta facendo un passo indietro, però pongo un problema all'assessore Baccei che sta parlando con gli uffici. Questa norma non prevede un impegno di spesa, perché se da una parte con il prepensionamento, dove tratteremo dopo, comunque stiamo cercando di snellire per far risparmiare l'amministrazione, non vorrei che aprire un concorso sia necessario avere un impegno di spesa. E allora sugli impegni di spesa, Presidente Ardizzone, io le chiedo di verificare se è così, e se fosse così, allora anche questo dovrebbe essere accantonato, perché all'articolo 6, per quanto, quando si parlava ad esempio di trovare le risorse per Comiso, allora si è accantonato, perché dice che non è possibile. Allora io chiedo cortesemente che si trovi un metodo per tutte le cose virtuose in questa finanziaria, molto poche, ma qualche collega fortunatamente l'ha presentato, e che si usi lo stesso metro per analizzare gli emendamenti. Grazie.